Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giul di Muscoli a Vita. Prima di iniziare il video vorrei chiedervi un favore ragazzi, se potete veramente commentare qui sotto qualcosa, un ciao, sei un cretino pure, va benissimo, ma così quando parlo alla telecamera so veramente a chi sto parlando e non penso semplicemente appunto di parlare davanti a questo obiettivo, veramente lo apprezzerei tantissimo. Comunque detto questo, iniziamo il video. Ragazzi, stamattina mi sono pesato a 73,5 kg, quindi pazzesco. Ho infranto la barriera dei 74 e ho pure solamente dormito 5 ore. Quindi penso veramente che se avessi dormito intorno alle 7-8 ore come è normalmente, magari sarei arrivato pure ai 73. Quindi ho finalmente distrutto la barriera dei 74. Anche in faccia devo dire mi sento un pochino più lean, un po' meno bloated, quindi un po' che sto tenendo un po' meno di acqua. Spero veramente, questo vuol dire che ho infranto la barriera e riesco a scendere fino a magari 71-70 nelle prossime 3-4 settimane, così posso concludere il mio cut. Detto questo, vi faccio vedere un piccolo physique update. Noi ci vediamo in palestra. Ragazzi, mentre io mi sparo un po' di musica prima di entrare in palestra per caricarmi, volevo farvi vedere un attimino il Financial District di Manchester. Abbastanza una bomba, non lo vedete bene ma ve lo farò vedere meglio sicuramente. Detto questo, andiamo a sfondare in palestra. Ragazzi, rapidissimamente, prima di entrare in palestra, outfit of the day, maglietta My Protein, skinny jeans, e oggi provo queste nuove scarpe, voglio vedere come vanno gli squat. But I feel that it will come back. Oh, where does it come from? 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 Ragazzi, io sto camminando per andare al lavoro, come potete vedere è una giornata veramente spettacolare in Inghilterra. Comunque, allenamento è andato una bomba, fatto PR su deadlifts e squat, quindi ho sollevato più carico praticamente su tutti gli esercizi, è veramente ottimo, è come se stessi facendo dei newbie gains, quindi dei gains da principiante di nuovo, proprio perché ho iniziato ad allenare le gambe. Praticamente, sarò onesto, quando ho iniziato a vloggare per YouTube quindi è andato una bomba. Ora avevo una fame assurda ma ho aspettato di scendere dal treno per farvi vedere. Mi mangio un protein bar e una banana. Noi ragazzi ci vediamo una volta che esco dal lavoro. 8 hours later. Ragazzi, io ho appena finito il lavoro e veramente lasciatemi dare un consiglio. Il lavoro prenderà l'80% della vostra giornata, quindi veramente non fatevi spingere dai vostri genitori, non fate quello che pensate che magari vi faccia diventare ricchi o altro. Fate qualcosa che vi piace veramente nella vita, perché se no spendete 80% della vostra giornata a fare qualcosa che odiate, non è il massimo. Comunque questo è il mio tip della giornata, in questo momento torno a casa, noi ci vediamo a casa. Ragazzi, riprendo il video in questo momento, sono le 10, sono tornato a casa più o meno verso le 7, per cena mi sono mangiato del sushi e uno yogurt greco, mi sa tutti 500 grammi perché stavo indietro le proteine, quindi mi raccomando, lo so, a dieta mi vedete sempre mangiare sushi o comunque dei cibi abbastanza strani, ed è quello che vorrei veramente farvi capire, è che se voi
seguite una dieta che non è sostenibile perché mangiate metti cibo che non vi piacciono, oppure eliminate, è ancora più importante, cibi che invece vi piacciono, non li potete mai mangiare, e quindi magari seguite la dieta magari solamente uno o due giorni a settimana, poi il resto dei giorni dite: ah dai, mangio un pochino di questo, un po' di quest'altro, tanto sto rispettando il tutto. Ragazzi, così non andrete a nessuna parte, non otterrete i risultati che volete. Tutti quelli che sento: ah, devo fare la dieta chetogenica, perché chissà, magari hanno visto uno dei super bodybuilder che fanno la dieta chetogenica per arrivare al 6% di body fat, ma poi veramente, ragazzi, riuscite a sostenere la dieta chetogenica? Io non penso. Per questo motivo, lo sapete già che io, secondo me, la dieta più importante è la dieta flessibile, perché vi permette di integrarla nel vostro stile di vita, mangiare i cibi che più vi piacciono. Io mangio il sushi praticamente quando mi pare, a per cena, e sono a dieta e sto perdendo grassi, e questo rende tutto molto più semplice, rende il fatto che riesco a, appunto, a sostenere la dieta ed essere costante a colpire i miei macronutrienti e calorie per la giornata mangiando i cibi che più mi piacciono, e secondo me è perfetto. Ora cambio posizione, che se no due volte nella stessa posizione vi stancate. Boh, tecniche di videografi, eccetera, eccetera. Comunque, invece, come avevo detto, stamattina l'allenamento è andato una bomba, ragazzi. E ho fatto dei PR, che sarebbero dei personal records in inglese, PR sia su squat che su deadlift, quindi movimenti composti. Mi voglio un attimino soffermare appunto su questo, farvi capire qual è la cosa più importante per veramente fare progressi in palestra. Se voi volete aumentare la massa muscolare magra, smettete di fare tutto quello che state facendo in questo momento e ascoltatemi. Potete fare ripetizioni, drop set, superset, tutto quello che vi pare, pump estremo in palestra, eccetera, eccetera. Se però fra un anno starete ancora sollevando i pesi che state sollevando oggi, non avrete messo su massa muscolare. Per quale motivo? Perché veramente per cre far crescere i muscoli dovete stimolarli in un modo nuovo, e questo modo nuovo di solito viene appunto dall'aumento di peso. Quindi più carico riuscite a sollevare, più cresceranno i vostri muscoli. Adesso non dovete andare in palestra e veramente dimenticarvi la forma e semplicemente aumentare il carico bam 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 perché ve l'ho detto io, no. Mi raccomando, tutto quello che vi dico è: tenendo il tutto uguale, tenendo una forma perfetta, voi dovreste veramente provare a spingervi a sollevare più carico ad ogni sessione, se ce la fate, se siete principianti, o io ad esempio lo sto facendo in questo momento con le gambe, appunto perché non ne stavo allenando da tanto, quindi posso permettermi di spingere e fare progressi di sessione in sessione, oppure invece se siete un po' più avanzati, provate a fare progressi magari in settimana, se siete avanzati in mese dopo mese. Però veramente dovete comunque provare a spingervi al massimo. E un altro modo per capire se state veramente facendo dei progressi è appunto il personal record, il vostro personal best. Quindi praticamente questo come potete vederlo: se voi metti un anno fa sulla panca piana avete provato a fare massime ripetizioni col massimo peso, 5 ripetizioni, e magari sollevavate 50 kg, se voi quest'anno riprovate a fare il PR, rifate 5 ripetizioni sulla panca, metti, e questa volta riuscite a fare 5 ripetizioni con forma corretta con 75 kg invece di 50, quello è un personal record, e in quel modo avete aumentato il carico che riuscite a sollevare per 5 ripetizioni. In questo modo, questo per forza di cose vorrà dire che avete messo su massa muscolare magra. Con questo voglio concludere veramente il video, voglio farvi capire che dovete spingervi in palestra se pensate che potete andare dentro e fare, tipo, veramente fare degli allenamenti da ballerina. Certo, va benissimo in termini di salute, eccetera, eccetera, ma se volete crescere i muscoli dovete spingervi, ragazzi. È un processo lungo, dovete avere pazienza, ma dovete veramente entrare in palestra e spingervi al massimo. Detto questo, io voglio ringraziarvi a tutti voi se siete ancora qui ad ascoltare questo video. Come ho detto all'inizio del video, lasciatemi un commento così che so chi siete, a chi sto parlando. Fatemi sapere che avete visto il video fino in fondo, così so chi siete. Ditemi qualsiasi cosa nei commenti, rispondo a tutti. Detto questo, ragazzi, voglio ringraziare veramente, veramente tanto. Fatemi sapere se vi piacciono anche questi video un po' più personali, che alla fine vedete, mi sa che vi sto prendendo più come più in amicizia, meno come oddio, devo parlare davanti alla telecamera. Sono un po' più sciolto perché sto pensando veramente che sto parlando, boh, come se vi avessi qua davanti. Quindi, detto questo, voglio ringraziare veramente tutti per aver visto questo video. Noi ci vediamo nel prossimo. E non vi dimenticate di buttarci un like, che mi fa crescere il canale. Se volete supportarmi, è la cosa migliore che potete fare. Vi ringrazio ancora a tutti, noi ci vediamo nel prossimo video.